Allora, io sostengo Bruno Tabacci alle primarie perché lo conosco da tanto tempo. Primo, è una persona per bene. Secondo, è una persona coerente. E terzo, ha sempre detto esattamente quello che pensava. Tant'è vero che anche per la campagna elettorale ha scritto un libro che si chiama Pensiero Libero. Ecco, lui è libero e poi lo slogan invece è Italia concreta, quindi la libertà di pensiero e la concretezza sono le due caratteristiche principali della persona e questo l'ha portato ad essere isolato, a fare anche delle battaglie dure da solo. Mi ricordo quella contro i furbetti del quartierino, lo ricorda anche Travaglio. Tabacci fece queste battaglie in difesa anche dei risparmiatori, i bond argentini, eccetera, contro il sistema bancario da solo. L'aspetto del programma che mi piace di più di Bruno è questa concretezza con cui vuole affrontare i problemi, non separando un problema dall'altro, ma vedendoli nella sua interezza. Cioè, i problemi oggi non sono dell'Italia e dell'Italia in Europa, o meglio, sono anche specifici dell'Italia alcuni, altri sono specifici del nostro rapporto con l'Europa, ma sono tutti da mettere nel quadro dell'Occidente. L'Italia soffre di problemi che ha tutto l'Occidente nei confronti di tutto il mondo. Oggi siamo diventati 7 miliardi e quindi noi siamo 60 milioni, lo 0,5%. L'Europa da sola forse può contare qualcosa, farsi ascoltare. L'Occidente può farsi ascoltare. Ecco, quindi bisogna inquadrare tutti i problemi in questa logica. Un esempio che lui fa per dire affrontiamo i problemi del lavoro, dobbiamo tenere presente che a 100 km da Trieste nemmeno, un operaio che costruisce le automobili viene pagato 350 euro al mese, un terzo di quanto vengono pagati e non ce la fanno quasi ad arrivare alla fine del mese e poi gli si toglie anche il lavoro, gli operai che lavorano alla Fiat. Questo è un problema che non si può risolvere con gli slogan, bisogna risolverlo con cose concrete, dure, precise e molto creative. Ci vuole un nuovo modello di sviluppo e quindi anche un nuovo modello di pensiero. E che lui dice che deve essere libero, dobbiamo liberarci da tanti conflitti di interesse, da tanti orpelli per capire dove dobbiamo andare e seguire forse anche un po' di utopia. Se Tabacci diventasse Presidente del Consiglio, il primo atto che mi piacerebbe che facesse è l'intervento sulla diminuzione del debito pubblico, con una idea originale che lui ha, che è quella di dire, prendiamo i grandi patrimoni, a chi ha tanti soldi io chiedo non una tassa, tu mi devi dare un tot per cento perché io debba abbassare il debito pubblico. No, io ti dico, tu compra il debito pubblico italiano con una parte dei soldi che hai e lo Stato italiano tra 10 anni ti restituirà i soldi che tu gli hai prestato adesso e ti pagherà anche un interesse, ma sarà l'interesse del debito pubblico della Germania. Cioè, come dire, con questa operazione noi abbassiamo lo spread, il debito pubblico italiano non dovrà pagare gli interessi che attualmente deve pagare altissimi quando va a chiedere i soldi. E così noi potremo fare tutta una serie di cose senza che questo debito pubblico pesi ogni giorno sulle nostre casse. Per cui paghiamo le tasse più alte d'Italia e in più con queste tasse dobbiamo andare a prendere i prestiti e pagare gli interessi. Allora interveniamo nell'abbassare il debito pubblico. E mi sembra un'idea originale e quindi valida anche. Se invece Tabacci perdesse, cioè non ce la facesse a diventare Presidente del Consiglio, allora lui dovrebbe dare, come dire, la partecipazione entusiasta e che darà, perché l'ha già detto, non è che, come dire, una cosa che è un auspicio, sarà così. Quindi una collaborazione totale a chi vince. Io so che lui fa parte della giunta Pisapia a Milano, che vede la presenza dagli arancioni fino a lui e lui sostiene una grande coalizione. Più sarà larga la coalizione e più avrà una base importante, solida,
nella società, sarà più rappresentativa sarà questa coalizione e più sarà in grado di prendere delle decisioni che saranno, come dicevo prima, decisioni strategiche, un nuovo modo di pensare, un nuovo modello di sviluppo, via incrostazioni, conflitti di interessi. Ecco, tutte queste cose dovranno essere fatte e più ci sarà consenso del popolo meglio è. Quindi lui ha buoni rapporti oggi, viene stimato da Monti e da Pisapia. Quindi lui non avrà problemi a lavorare con Vendola, a lavorare con Bersani, a lavorare con Renzi, con la Puppato, con chiunque di questi, portando la sua specificità da economista e da uomo che conosce come si governa. Io invito i lettori dell'Unità a votare Tabacci. Votare Tabacci perché alcune cose le ho dette all'inizio, perché io stesso ho deciso di testimoniare per lui, perché è una persona per bene, perché sta in una giunta complessa come quella di Milano, riesce a lavorare bene anche su tematiche difficili come i diritti civili, lui cattolico, quindi discutere, mettersi allo stesso tavolo con Pisapia, con gli altri, e hanno fatto delle cose buone. Questa esperienza milanese può essere portata a livello nazionale e lui che si definisce del centro, immagina non un centro lì da una parte come una giunta a un'altra cosa, ma un centro un po' più sollevato, che divenga una sorta di sguardo d'insieme ai problemi, di sintesi, per vedere le cose concrete che si possono fare. Ecco, quindi da pensiero libero alla concretezza, queste sono le caratteristiche di Bruno, per cui mi sembra giusto dargli il voto.